Per secoli, l'uomo si è chiesto come si formassero sottoterra ai piedi di alcuni alberi tartufi, prodotti globosi diversi per forma e colore, e ha imparato a riconoscere quelli commestibili e notevoli per sapore e profumo. E nei secoli si è tramandata di bocca in bocca, di padre in figlio, un'attività, quella del cercatore di tartufi, il tartufaio, che vive nei territori rurali e nei piccoli borghi lungo la penisola italiana. I tartufai sono circa 75.000, conoscono i diversi habitat, dagli spazi aperti e assolati ai fondovalle umidi e freschi, e le diverse specie di alberi con i quali i tartufi crescono in simbiosi. Osservano l'andamento delle precipitazioni, le fasi lunari, il rarefarsi dell'erba in determinati punti, l'attività delle mosche e le tracce di animali. I tartufai percorrono ed esplorano boschi e valli, ma per scoprire la presenza e la maturazione del tartufo hanno dovuto nella storia ricorrere alla mosca, alla percussione della terra con il bastone e soprattutto all'olfatto del maiale, troppo vorace e difficile da condurre, e poi del cane, abituato da secoli alla compagnia e ai lavori in comune con l'uomo. Quando è verso dopo Natale, gennaio, anche dopo fatta la neve, ci sono quelle belle giornate di sole, c'è una mosca con un marroncino che si posa sul tartufo che è già in odore. Con la frasca passi sopra a quattro dita dalla terra, dove salza la mosca, lì c'è il tartufo sicuro. Battendo il bastone sul terreno, tu ad esempio senti, se fa così lì c'è il tartufo, perché il tartufo sotto la terra, diciamo, dove c'è il tartufo, è come fosse un vuoto. Tu senti il rumore del vuoto, no? Proprio, cioè qui senti... Si può andare pure col maiale, come anni addietro. Parliamo di la bellezza di 45 anni fa, se non diciamo anche 50. E si addestrava da piccolo, circa 20 kg, il maialino, ma che addirittura veniva dietro come un cane. Quando che il maiale lo sente un palmo prima di arrivare sul tartufo, fa un solchetto e poi puntava e scava. Tu qua devi stare pronto, quando lo prendeva gli mettevi tipo un bastoncino tra i denti per farglielo lasciare, che lui non poteva stringere, glielo mettevi in fondo alla bocca, lasciava il tartufo, tu lo prendevi, gli davi quel bacchetto di Ian e te ne riannavi e andavi su un'altra tartufaglia. Per la cerca del tartufo vengono individuati cani con ottime doti olfattive che sono addestrati e con i quali il tartufaio stabilisce un profondo rapporto. Sì, sì, certo. Ma lui ti risponde con lo sguardo. Ti guarda con lo sguardo. A volte quando cerchi il cane dici su, dai, trova, quello gira, gira, poi si ferma e dici ma che vuoi, non ce n'è. E mi sa una persona. È perché è una compagnia, no? Sono veramente legato a lei. Il cane e il cercatore collaborano anche nell'estrazione del tartufo dalla terra, la cavatura, che inizia il cane con le zampe e che il tartufaio prosegue con l'uso di uno strumento detto vanghetto o zappino, prestando attenzione a non rovinare il tartufo e a non alterare il terreno. La nascita dei tartufi è stata considerata nei secoli misteriosa, influenzata dagli dèi, dai fulmini, dalle fasi lunari. La cerca e la cavatura dei tartufi nel passato, e ancora oggi in alcune regioni, è stata praticata di notte ed è stata vissuta come una sorta di sfida con personaggi magici del bosco e del sottosuolo. Quando io mi alzavo più presto la mattina, mio nonno mi diceva non andare là perché là c'è la mala cosa. Ma io dicevo che cos'è la mala cosa? È una cosa brutta. In ambito familiare è il tartufaio più anziano, nonno o padre, che insegna luoghi, accorgimenti, modi della cerca e della cavatura alle nuove generazioni che si sentono progressivamente parte della comunità. Anche le associazioni di tartufai sono impegnate nella formazione dei giovani curando l'organizzazione di corsi e incontri formativi. Le donne hanno cominciato ad essere una presenza attiva in un ambiente culturale originariamente maschile.
secondo me il tartufo è una cosa magica, anche perché tu magari passi, non trovi niente, ripassi dopo mezz'ora e il cane scava e c'è, il tartufo c'è. Il tartufo è come un bambino quando nasce, una cosa, cioè, non te la... sai che c'è, ma non sai con la bellezza che ha. La cerca e la cavatura si svolgono in modo prevalentemente individuale e riservato, ma sono oggetto di conversazioni e racconti tra gruppi di tartufai in occasioni di feste e di incontri associativi, e suscitano in un pubblico più ampio la curiosità e la richiesta di esperienze dimostrative del lavoro del tartufaio e del cane. Nelle aree tartufigene la trasmissione delle conoscenze sul tartufo, le leggende che lo circondano, la sua cerca e cavatura avviene fin dai primi livelli scolastici, con la testimonianza di tartufai, laboratori, visite a musei e tartufaie didattiche. Anche persone con disabilità sono state coinvolte negli anni più recenti in esperienze di cerca e cavatura a contatto con il cane e la natura. I momenti conviviali dove il tartufo si sposa ai piatti della cucina tradizionale sono occasione di racconti di boschi e di cani, di avventure e leggende sulla cerca e cavatura. Il tartufo è un qualcosa di magico, no? Quando pensi al tartufo uno dice: dov'è che vado a prenderlo? Non c'è. Sì, c'è un piccolo mercato, ci sono delle bancarelle, ci sono dei commercianti di tartufo, però di fatto il tartufo dove nasce? Boh, nessuno lo sa. La trasformazione dell'agricoltura, la manutenzione dei boschi, i cambiamenti climatici impongono sempre più alla discussione dei tartufai e all'attenzione delle istituzioni la tutela dei territori e della biodiversità. Il rapporto ambiente-uomo-cane e la necessaria sostenibilità spingono più di un tempo i tartufai ad associarsi, ad assumere e sollecitare iniziative per mantenere le tartufaie esistenti, mettere a dimora nuovi alberi e regolare il flusso delle acque meteoriche. Sempre più i tartufai e le loro associazioni si propongono di far conoscere a chi apprezza il tartufo nella gastronomia quanto sia importante il mantenimento dell'ambiente naturale e antropico nel quale il tartufo nasce, è cercato e cavato, attraverso l'utilizzo di un patrimonio culturale immateriale di conoscenze e pratiche. Un mondo di relazioni tra alberi, uomini, cani, piccole comunità, antiche pratiche, racconti, saperi tradizionali e scientifici che aiutano a mantenere vive aree interne montane e collinari. Tutto quello che è stato raccontato dalla cerca e cavatura al mantenimento dell'ambiente naturale antropico sarà custodito e tramandato dalla comunità dei tartufai alle generazioni future, affinché nulla di questo patrimonio vada perduto, ma si arricchisca di esperienze e buone pratiche.